questa puntata della Voce del Paziente. La salute è un bene da difendere, un diritto da promuovere, la medicina del territorio non è rimandabile. Rivoluzione per il tumore ovarico, Niraparib approvato in prima linea. B-Mutual Days, balce per e con i pazienti di tumore al polmone. Il cuore lo sa, amiloidosi, ascolta, monitora, informati. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanzia oltre 7 miliardi per ridisegnare l'assistenza sanitaria sul territorio. In vista di ciò, le 39 associazioni del gruppo La Salute, un bene da difendere, un diritto da promuovere, presentano alle istituzioni le proposte per una medicina del territorio più efficiente, stigmatizzate dai pazienti oncologici, consultati attraverso un'indagine online realizzata con il supporto di Astra Ricerche. Condividere i risultati con le istituzioni ci fa sperare che si attivino affinché tutti abbiano poi sul proprio territorio le cure appropriate e accessibili ad alta specializzazione sia tecnologica che innovativa, perché sappiamo che spesso le differenze regionali portano i pazienti a fare viaggi della speranza perché non riescono ad avere quello che dovrebbero come diritto poter avere come servizi sul proprio territorio. Il nostro obiettivo, che necessariamente dipende non solo da noi, ma soprattutto da decisori politici, e che ci auguriamo interveniate il più presto attraverso appunto gli strumenti del Piano Europeo di lotta al cancro, ma anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, risorse economiche e modelli che dovranno essere applicati. E in questa occasione non può essere sicuramente sprecata, tanto più dopo la pandemia i pazienti oncologici hanno pagato un grosso e pesantissimo tributo, con il 20% di decessi in più rispetto agli anni precedenti. E dai risultati proprio di questa indagine che nasce il documento che oggi presentiamo, documento che poi racchiude le richieste di chi la malattia l'ha vissuta, la vive direttamente sulla propria pelle o anche indirettamente attraverso un familiare. I punti salienti di questo documento sono proprio l'assistenza territoriale adeguata alle esigenze del paziente, terapie innovative e accessibili, azioni che facilitano anche a domicilio le terapie, poi l'innovazione del pacchetto tecnologico dei macchinari, accesso ai test genomici e alla medicina personalizzata, l'utilizzo della telemedicina per raggiungere in tempi brevi il proprio oncologo. Dall'indagine è emersa che è importante come opportunità, è un'opportunità per raggiungere in tempi brevi il proprio oncologo, ma poi il contatto diretto ha la sua importanza. È importante anche per la seconda opinione, no? Per evitare i viaggi della speranza di pazienti che vanno da una regione all'altra, quindi la telemedicina sarà fondamentale sotto questo aspetto per chiedere una seconda opinione, ma anche per mettere in collegamento, diventa poi una rete, no? Una struttura oncologica con un'altra, anche per chiedere conferme tra i diversi professionisti. Ecco, l'altro punto che è emerso da questa indagine e che noi riteniamo fondamentale è anche il sostegno e la formazione dei caregiver. Positiva la risposta da parte delle istituzioni. Che oggi sicuramente noi dobbiamo affrontare il sistema sanitario nazionale con un approccio scientifico e pragmatico. Sappiamo che abbiamo di fronte delle sfide importanti che sono quelle anche della digitalizzazione della sanità, ma abbiamo anche altre sfide, l'abbiamo detto, la carenza di organico, le differenze regionali tra aree urbane interne, la scarsa integrazione tra i servizi locali e quelli di prevenzione, con una rete territoriale che in effetti non è ancora capace di prendersi in carico di tutti quelli che hanno bisogno. Quindi sull'onda dell'emergenza abbiamo agito in maniera, emergente, appunto, cercando di potenziare gli strumenti che prima se ne parlava quasi solo sperimentalmente, come la telemedicina. Però adesso dobbiamo concretizzare questi strumenti. Come li concretizziamo? Sapete che nel dicembre 2020 sono state emanate da parte del Ministero della Salute le indicazioni nazionali per l'erogazione delle prestazioni di telemedicina.
e sono state anche approvate in conferenza Stato-Regione. Questo è un primo passo, dopo tanti anni di confronti si è fatto questo primo passo. Però ora che cosa dobbiamo fare? È necessario che da questo primo passo si passi al pragmatismo, cioè bisogna stabilire degli specifici criteri di accreditamento, un tariffario unico nazionale. Come dicevano i precedenti relatori, bisogna introdurre la telemedicina all'interno del percorso, del processo, quindi all'interno del PDTA come uno strumento, individuandone appunto le modalità con le quali poi all'interno del percorso diagnostico-terapeutico assistenziale il paziente oncologico possa beneficiare per costruire percorsi adeguati e specifici proprio per tipologia di pazienti. Per cui è chiaro che queste linee guida devono essere sempre aggiornate perché devono essere aderenti e coerenti con gli avanzamenti scientifici e quindi anche il contributo della telemedicina nella sua più ampia visione, insomma, dovrà essere sempre di più naturalmente aggiornato. Abbiamo anche un altro problema da dover risolvere, che è il recupero delle prestazioni oncologiche rinviate. Pensate a quanti interventi chirurgici, a quanta diagnostica è rimasta indietro, e stiamo lavorando anche su questo, quindi nessuno rimarrà indietro. Abbiate fiducia del nostro Servizio Sanitario Nazionale, perché c'è una cosa, e questo ci tengo a dirlo, l'Italia è grande nel mondo per tantissime cose, esportiamo tantissimo, ma la cosa più bella e più forte che possiamo esportare è la nostra competenza sanitaria. Non esiste uno screening per il tumore ovarico e i sintomi sono spesso vaghi e specifici, gonfiore addominale, dolore alle pelvi, bisogno frequente di urinare in appetenza. Per questo motivo riconoscere un carcinoma ovarico in fase iniziale non è semplice, la prevenzione e l'informazione giocano un ruolo fondamentale, come abbiamo più volte detto anche qui alla Voce del Paziente. Il tumore ovarico è l'ottava neoplasia più comune nelle donne al mondo. In Italia si calcolano circa 5.200 nuove diagnosi ogni anno, la maggioranza delle quali viene fatta in donne over 40. Ma negli ultimi anni l'avvento dei PARP inibitori ha cambiato il paradigma terapeutico del carcinoma ovarico, di conseguenza prospettive e qualità di vita delle pazienti sono migliorate, una piccola rivoluzione che ha appena fatto un ulteriore decisivo passo in avanti. Niraparib, il PARP inibitore di GSK, è stato approvato anche in Italia per il trattamento di mantenimento in prima linea in monoterapia per le pazienti con carcinoma ovarico epiteliale di alto grado avanzato alle tube di Fallopio o peritoneale primario in risposta completa o parziale dopo chemioterapia a base di sali di platino. È il primo farmaco di questa classe ad essere indicato come trattamento di mantenimento in prima linea per tutte le pazienti indipendentemente dal loro stato mutazionale. Con il via libera dell'autorità regolatoria anche le pazienti prive di mutazione BRCA, che sono 3 su 4, potranno beneficiare di niraparib. La notizia è stata data con una conferenza stampa a Roma. Il tumore ovarico è una patologia per la quale non esiste prevenzione e purtroppo nell'80% dei casi la diagnosi è tardiva, al terzo e al quarto stadio. Questo condiziona le nostre possibilità di guarigione della nostra malattia, ma non di cura della malattia, perché negli ultimi anni abbiamo scoperto una nuova classe di farmaci, i PARP inibitori, che sono particolarmente efficaci nelle pazienti portatrici della mutazione BRCA, che rappresentano il 30% delle pazienti affette dal tumore ovarico, ma sono efficaci anche nelle pazienti che non hanno questa mutazione. E questa è la grande novità di questi giorni, perché, come spesso accade, questi farmaci cominciano il loro sviluppo al momento della recidiva, ma quando funzionano li si porta in prima linea, cioè quando ci aspettiamo e ambiamo a un aumentare la quota di pazienti potenzialmente guarite dalla malattia. E questo è quello che ci ha dimostrato uno studio che si chiama PRIMA, che ha fatto vedere come un mantenimento al termine della chemioterapia di prima linea in tutte le pazienti con tumore ovarico, indipendentemente dalla mutazione BRCA, indipendentemente da un altro gruppo di mutazioni che si chiama HRD, è in grado di ritardare in maniera significativa il tempo alla recidiva di malattia e speriamo nel tempo, lo vedremo quando avremo dati più maturi, di aumentare la sopravvivenza delle nostre pazienti. Questo farmaco si chiama niraparib e viene dato oggi come
mantenimento per 3 anni al termine della chemioterapia di prima linea. GSK è un'azienda farmaceutica internazionale basata sulla ricerca che ha lo scopo di aiutare le persone a essere più attive, sane e longeve, ma l'area oncoematologica è guidata da una persona molto speciale, non solo è preparata, ma conosce le necessità delle pazienti. Mi chiamo Maria Sofia Rosati, sono un oncologo di formazione e sono attualmente il direttore medico dell'oncologia e dell'ematologia di GSK per l'Italia. Questo mestiere lo faccio perché per me il paziente viene prima di qualsiasi altra cosa e non è soltanto stata una scelta di vita, ma è stato il desiderio profondo di avere un moltiplicatore immenso lavorando per un'azienda per potermi mettere a servizio delle persone. Il paziente oncologico è in primis una persona e bisogna tener conto di tutto questo per comprendere che cosa poi si innesca al momento di una diagnosi oncologica. E devo dire che io personalmente, nonostante abbia praticato la clinica per molto tempo prima di unirmi all'azienda farmaceutica, pensavo di capire quali fossero i bisogni dei pazienti, mettendomi al loro servizio, ascoltandoli, non facendo visite di 10 minuti, ma dedicando loro tutto il tempo necessario e dando loro la reperibilità praticamente 24 ore su 24 senza sabati e domeniche. In realtà ho compreso che cosa fosse la malattia quando l'ho toccata da vicino con mia mamma, che non c'è più, e che per uno strano disegno di vita nella sua esistenza ha avuto ben 2 tumori, non uno. Quando l'ho accompagnata in questo percorso mi sono resa conto che tutte quelle cose che io davo quasi per scontate, in realtà senza il mio aiuto, che conoscevo che cosa stava accadendo, quali erano le necessità, quali erano i contatti, quali erano le persone da avere attorno da un punto di vista clinico, per un paziente che non abbia tutto questo diventano sostanzialmente impossibili, perché noi vediamo la malattia nel momento in cui il paziente viene in ospedale o nel momento del contatto, ma non ci rendiamo conto di tutto quello che avviene nella famiglia. E le aziende in questo momento possono fare tanto, perché oltre a mettere a disposizione fondi molto importanti per la ricerca, fondi che spesso l'Accademia non ha, e sicuramente questo accade in tante realtà italiane, si è resa conto che c'è questo mondo dietro la vita del paziente ed è una vita che non è più solo qualità di vita, che è un parametro che ormai è abbastanza riconosciuto in tutti gli studi clinici, ma è una vita che coinvolge tante persone. Come dico sempre, un giorno per un paziente è un giorno in più, non è soltanto un numero, ma se in quel giorno si tiene conto di tutto quello che accade, se in quel giorno in più si tiene conto di un paziente che potrà vedere la comunione del nipotino a cui tiene tanto, piuttosto che il matrimonio del figlio fosse anche una nuova stagione per godere del sole di primavera, vuol dire che noi abbiamo fatto il nostro lavoro, se siamo stati in grado di poter intercettare questo bisogno. Ci riusciremo? Ci stiamo già riuscendo e continueremo a farlo in maniera sempre più forte grazie all'aiuto delle associazioni dei pazienti. È un impegno personale, ma in realtà è l'impegno dell'azienda che rappresento e della quale sono estremamente orgogliosa di far parte. La voce del paziente con tumore del polmone è al centro del B-Mutual Days, giunto alla 3ª edizione, 1 a 2 giorni, organizzata da VALCE, Women Against Lung Cancer in Europe, dedicati ai pazienti italiani affetti da tumore polmonare non a piccole cellule con mutazioni molecolari e in stadio metastatico, che si incontrano e confrontano tra di loro e con oncologi italiani ed europei, psicologi, società scientifiche ed istituzioni, con l'obiettivo di costruire una rete, confrontarsi sui bisogni corrisposti e non, condividere aspettative e progettare nuove azioni sul territorio. Il workshop vede nella prima giornata scenario e prospettive delle terapie target, testimonianze di pazienti italiani ed europei, nella seconda giornata terapie di supporto, gruppi di lavoro e il punto sugli studi clinici, perché il tumore del polmone è il modello della medicina di precisione in oncologia. Infatti le terapie a bersaglio molecolare stanno cambiando la storia naturale di questa neoplasia. Professoressa, come possiamo considerare la gestione del tumore al polmone?
Complessa, direi che negli ultimi anni fortunatamente molti sono gli approcci terapeutici nuovi per questa patologia, sicuramente la medicina di precisione, che vuol dire dare un nome e un cognome alla malattia, avere dei farmaci a bersaglio molecolare, che significa avere una migliore efficacia e una migliore tollerabilità, e poi tutto il mondo dell'immunoterapia. Il tumore del polmone è diventato l'esempio dell'applicazione sia dell'immunoterapia in oncologia sia della medicina di precisione. Per quanto riguarda invece l'approccio del paziente al tumore al polmone? Direi che anche da parte loro deve essere per forza un approccio diverso, perché stiamo cercando di arrivare ad una cronicizzazione di questa malattia, e quindi da un lato vuol dire guadagnare in qualità e in quantità di vita, ma guadagnando in quantità di vita è ovvio che uno debba convivere con questa patologia nella famiglia, nel mondo del lavoro, e i Bimutual Days servono proprio per incontrarsi e scambiare esperienze in questo contesto. Signora Roberta Costa, qual è il valore della vostra associazione e soprattutto l'importanza dell'informazione ai pazienti? L'importanza di Valce è sicuramente dovuta al fatto che noi pazienti ci sentiamo accolti in un'associazione di largo respiro, di respiro europeo, e quindi un grande sostegno per noi anche per le informazioni che Valce passa. E chiaramente un paziente che si trova ad affrontare una patologia di questo genere ha bisogno di una serie di informazioni che non sempre possono essere date tutte in una volta. Congressi di questo genere invece ti aprono a scoprire quanto ruoti intorno al mondo della patologia, ma soprattutto la ricerca, il lavoro che c'è da parte degli oncologi e tutto. Valce per me è stato un momento veramente di illuminazione, anche perché non conoscevo l'esistenza di questa associazione. Peraltro il congresso è recentissimo, è molto giovane, è appena la sua terza edizione, e diciamo che da 3 anni a questa parte mi ha aiutato a raggiungere una consapevolezza diversa. E la comunicazione per i pazienti è fondamentale, non soltanto come discorso proprio di cura farmaceutica, che ha il suo perché. La comunicazione serve per superare anche la cesura psicologica che si crea in una persona che ha un tumore al polmone, e il tumore al polmone ti toglie il respiro. Il cuore lo sa, amiloidosi cardiaca, ascolta, monitora, informati. È una campagna promossa da Pfizer, collegiata dalla Società Italiana di Cardiologia e in collaborazione con Fondazione Italiana per il Cuore, Famiolus e con Acquare ODV, che vuole informare e sensibilizzare su questa patologia, aumentarle la conoscenza e la consapevolezza sui sintomi, evitare il ritardo diagnostico, indirizzare i pazienti ai centri di riferimento specializzati. Ma che cos'è l'amiloidosi cardiaca e quante persone colpisce in Italia? L'amiloidosi cardiaca è una cardiomiopatia infiltrativa, una malattia generalmente severa, talvolta purtroppo rapidamente progressiva e quindi fatale se non viene riconosciuta e curata tempestivamente. È una cardiomiopatia infiltrativa in cui tra le cellule del miocardio si accumula un aggregato che prende appunto il nome di amiloide, che è un aggregato proteico. Questo aggregato ha una struttura estremamente ordinata. Le proteine non sono disposte in modo disordinato in questo materiale, ma hanno una struttura fibrillare molto particolare che possiamo vedere molto bene in microscopia elettronica, e sono delle fibre facilmente riconoscibili che sono insolubili, cioè il nostro organismo non è in grado in nessun modo di riassorbirle e dobbiamo necessariamente intervenire con una terapia. La progressione della malattia è inevitabile se non c'è il trattamento, perché la formazione di questo materiale catalizza l'aggiunta di altro materiale e quindi il cuore tende progressivamente a ispessirsi. E non solo le pareti dei ventricoli, ma anche gli atri subiscono delle modificazioni, le valvole, quindi c'è un coinvolgimento di tutto l'organo e progressivamente l'organo perde la propria capacità di pompa, e c'è anche un danno sul tessuto di conduzione, quindi sono pazienti che sviluppano facilmente anche degli eventi aritmici.
Ci sono due forme più importanti, la amiloidosi da catene leggere, chiamata anche amiloidosi AL, in cui la proteina che si deposita è una immunoglobulina prodotta da un piccolo clone, cioè quindi da una piccola neoplasia del sangue che è formata da plasmacellule, cellule che stanno nel midollo osseo. Questa proteina monoclonale ha la capacità di appunto aggregare progressivamente e formare questi depositi di fibre amiloidi nel cuore. L'altra proteina che può formare e oggi più frequentemente sappiamo essere in causa nell'amiloidosi cardiaca è invece la transtiretina. La transtiretina è una proteina che abbiamo tutte, una proteina prodotta dal fegato che ha una funzione biologica semplice, che è quella di trasportare la vitamina A e una quota degli ormoni tiroidei. È una proteina che ha la cosiddetta intrinseca amiloidogenicità, cioè una proteina che con l'invecchiamento tende a depositarsi nei tessuti, in particolare a livello del cuore, e può farlo più precocemente quando è presente una mutazione trasmessa geneticamente. Quindi le forme di amiloidosi da transtiretina sono due, una acquisita associata all'invecchiamento, chiamata anche wild type, e una ereditaria associata a una mutazione. Qual è la prevalenza? Nell'amiloidosi da catene leggere stimiamo dai 1.000 ai 2.000 pazienti in Italia con questa forma. La forma ereditaria, come tutte le malattie ereditarie, tende ad avere una prevalenza che varia a seconda dell'area geografica, perché spesso queste sono mutazioni che si trasmettono da una generazione all'altra con la modalità che chiamiamo dominante, cioè direttamente da un genitore a un figlio. Ma ovviamente è una malattia dell'età adulta, quindi compatibile con la riproduzione, la cui diffusione tende ad essere maggiore laddove la mutazione è presente localmente nella popolazione e ovviamente non ha la stessa distribuzione, la stessa frequenza in tutto il territorio. La forma da transtiretina wild type, che è una forma associata all'invecchiamento, la cui incidenza aumenta quindi con l'età e che colpisce soprattutto soggetti di sesso maschile. Non abbiamo dei numeri chiari, i cardiologi la ricercano sempre di più perché adesso è noto che può essere presente in oltre il 10% dei pazienti che si presentano con un quadro dal punto di vista ecocardiografico di scompenso cardiaco a cosiddetta frazione di eiezione conservata, ma probabilmente anche qui parliamo di qualche migliaio di casi nel nostro paese. Oggi opzioni terapeutiche innovative arrivano sul mercato italiano. Tafamidis è disponibile ora nel nostro paese ed è rimborsato per il trattamento delle amiloidosi cardiaca da transtiretina wild type ed ereditaria nei pazienti adulti affetti da cardiomiopatia. Tafamidis veramente sta cambiando la vita al paziente affetto da amiloidosi di transtiretina. La scoperta del tafamidis è una scoperta che deriva dalla imitazione della natura, cioè i ricercatori a un certo punto hanno capito che questa strana molecola che è la transtiretina, che è una molecola molto bella, molto complessa, sembra la carrozza della favola di Cenerentola, è tetramerica, ha quattro elementi, ha intrinsecamente la tendenza a vedersi dissociare i quattro elementi che la compongono in singoli monomeri, poi questi monomeri vanno incontro ad alterazioni strutturali a loro volta, si impilano e polimerizzano. Il verbo polimerizzare richiama i polimeri, la plastica, il nylon, ed in effetti l'infiltrazione dei tessuti da parte dell'amiloide equivale a un accumulo di plastica, cioè di materiale polimerico dentro il cuore, dentro i nervi, e questa non è una bella cosa. Dicevo, il punto cruciale è però la tenuta di questi quattro monomeri assieme, impedire che loro si dissocino. In natura si è visto che ci sono alcune caratteristiche del gene che codifica per la transtiretina, alcune mutazioni benigne che favoriscono la tenuta del legame fra i quattro monomeri. Allora, andando un po' a imitare quello che la natura fa, un gruppo di ricercatori statunitensi, Jeff Kelly in primo, ha pensato che una piccola molecola, fra l'altro assorbibile per bocca, potesse essere appunto assorbita nel sangue, entrare nel fegato e depositarsi nella struttura tetramerica che costituisce la proteina transtiretina. Una volta depositata lì, funge da collante, impedisce lo sfaldamento della molecola stessa. Quindi limita incredibilmente la voglia che ha
questa proteina che, come è stato detto, è intrinsecamente amiloidogenetica, cioè non vede l'ora di dissociarsi e di polimerizzarsi. Dicevo, questa piccola molecola seduta dentro la struttura tetramerica della transtiretina ne impedisce lo sfaldamento. È una piccola molecola, è assorbibile per bocca, ha un profilo di estrema sicurezza, cioè praticamente ha degli effetti collaterali quasi simili al placebo negli studi controllati, cioè inesistenti. Quindi è un po' la soluzione al problema. Se però fai diagnosi presto e arrivi a trattare il paziente in una fase iniziale o intermedia della sua storia naturale. Tafamidis è frutto di anni di ricerca dell'azienda Pfizer. Pfizer ha una storia lunga ed è presente nel campo delle malattie rare con più di 30 anni di esperienza, con opzioni terapeutiche che hanno dimostrato di migliorare la qualità della vita o la sopravvivenza di pazienti affetti da malattie rare, e con un'unità completamente dedicata alla ricerca e sviluppo di farmaci orfani con un focus specifico per le malattie rare ematologiche, endocrinologiche, neuromuscolari e cardiache, prima fra tutte l'amiloidosi cardiaca. Da oltre 10 anni infatti ci occupiamo dell'amiloidosi da transtiretina, che come abbiamo ascoltato dalla dottoressa Obice è una patologia rara e largamente sottodiagnosticata e che a differenza di molte malattie rare tende ad esordire in età adulta con un quadro complesso e molto eterogeneo, ma che vede il prevalente coinvolgimento dei nervi periferici e del cuore. L'impegno di Pfizer in quest'area quindi in cosa consiste? Direi primo fra tutti nello sviluppare una soluzione terapeutica e renderla accessibile. Di pari passo con questo va l'impegno nel rendere accessibile l'expertise, quindi la competenza degli esperti e dei centri di riferimento. E il terzo punto è quello che riguarda l'avanzamento della ricerca. Rispetto al tema dell'accessibilità della cura, Tafamidis è stato il primo trattamento farmacologico disponibile nella pratica clinica per i pazienti affetti da amiloidosi da transtiretina. Esattamente 10 anni fa, infatti, il 16 novembre del 2011, EMA autorizzava la prima indicazione del farmaco, quella neurologica, per il trattamento della forma ereditaria della malattia in pazienti affetti da polineuropatia sintomatica in stadio iniziale. E questa indicazione attualmente è autorizzata in più di 40 paesi in tutto il mondo. Lo scorso anno EMA autorizza la seconda indicazione del farmaco, quella cardiologica, il 17 febbraio del 2020, per il trattamento della forma sia ereditaria che acquisita della patologia in pazienti affetti da cardiomiopatia. Tafamidis quindi diventa il primo e l'unico trattamento specificamente orientato alla amiloidosi cardiaca da transtiretina ad essere autorizzato in Europa ma anche negli altri paesi del mondo, inclusi Stati Uniti e Giappone, con un impatto potenziale sulla vita di migliaia di pazienti che in epoca pre-Tafamidis non avevano a disposizione una valida prospettiva di cura. Ecco in chiusura il video della campagna. Il tuo cuore ricorda tutto, ricorda i tuoi primi passi e quelli che hanno cambiato la storia. Ricorda quando eri tu il festeggiato e le feste dove eri solo un ospite. Anno dopo anno il tuo cuore ha battuto per nuove emozioni. Quando la tua voce si è unita a una protesta o quando ha gridato per una vittoria. Quando hai provato rabbia e paura o quando hai vinto una sfida. Il cuore sa riconoscere le emozioni importanti, quelle che cambiano la vita e quelle che segnano un'epoca. Il tuo cuore sa sempre cosa è importante ricordare. Il tuo cuore lo sa. Nel nostro cuore si accumulano storie e ricordi che ci emozionano anche a distanza di anni. Ma se vai spesso in affanno e avverti sintomi come affaticamento e capogiri, forse il tuo cuore sta cercando di dirti qualcosa. La causa potrebbe essere l'amiloidosi cardiaca. Una malattia rara legata all'accumulo sulle pareti del cuore di piccole fibre chiamate fibrille. Parlane con il tuo medico. Il cuore lo sa. Amiloidosi cardiaca. Ascolta, monitora, informati.